gira e rigira sugli aspri tornanti dell'Alta Garfagnana. Ancora una volta Paolo Andreucci ha effettuato i test conclusivi, quelli finali ad Orzaglia, in un punto di confine tra i comuni di Piazza al Serchio e San Romano. Ucci cerca di mettere a punto l'assetto della Peugeot 208 T16 e tutta la squadra, compresi meccanici e ingegneri, seguono con religiosa attenzione le indicazioni del 10 volte campione italiano, che ausculta e valuta e che sa quanto dovrà essere performante al 100% anche per respingere l'assalto al trono dei vari Scandola, Campedelli e compagnia rombante. Sono 102 gli iscritti al rally del Ciocco della Valle del Serchio, che scatterà venerdì nel tardo pomeriggio da Forte dei Marmi con la prova spettacolo che farà già classifica. Valerio Barsella, Deux Ex Machina della Organization Sport Event, attende con fiducia questa attesissima 41esima edizione. Siamo pronti, sì, se tutto bene, ora aspettiamo che questo tempo, che sembra che sia clemente, sia dalla nostra. C'è un ottimo elenco partenti, c'è un'ottima risposta dal punto di vista degli spettatori. Invitiamo comunque tutti sempre alla sicurezza, perché comunque sapremo che ci sarà molto movimento, quindi pronti alla gara. Ancora sulle immagini dei test di Paolo Andreucci, ricordiamo che l'unica tappa di sabato, secondo il nuovo format stagionale, proporrà ben 14 prove speciali che metteranno a dura prova macchine e piloti. Tratti cronometrati ormai entrati nella leggenda di questo sport: Massa Sassorosso, Careggine, Tereglio, Renaio, e le brevi ma insidiose prove all'interno della tenuta del Ciocco garantiscono spettacolo ed emozioni. Noi TV ci sarà, come sempre, a raccontarvi la corsa, quasi in una sorta di tutto il rally minuto per minuto, dalla partenza sul viale a mare di Forte dei Marmi fino all'arrivo di Castelnuovo Garfagnana, all'ombra della maestosa Rocca Ariostesca.